Eccoci qua dopo questa bellissima rubrica inventata dal nostro Simon e Erika. Allora, noi abbiamo un grande ospite oggi qui con noi e lo possiamo dire. Allora io vi lascio ad Alessia che ci spiegherà chi è questo personaggio famoso. A te, Alessia. Lui è nato a Firenze, città delle arti e degli artisti, e cresciuto nei posti caratteristici dell'Italia. Dal mare della Sardegna, al verde montagne venete e nelle città dell'opportunità, Milano. Fin da bambino sognava di fare il cantante e l'attore, impazziva per le sigle dei cartoni animati e sognava di arrivare a Milano per poter registrare in uno studio professionale. A Milano ha iniziato a frequentare corsi di canto e di teatro e a scrivere canzoni. Ha partecipato con un produttore in un progetto, in una canzone tuttora devoluta per beneficenza ai terremotati del Nepal. Dopodiché arriva il suo primo inedito che noi avremo qui stasera. Abbiamo un'esclusiva, abbiamo questo inedito. Allora, con noi c'è Uder! Un applauso! Vieni qua Ciao. in mezzo a noi. Ah, perché prima ti dobbiamo interrogare. Ti metto, guarda, vicino ad Alessia. Vicino ad Così Alessia. sfiguro io per l'altezza. Hai capito? Questo è il trucco del presentatore. Devi tenere il Sì, microfono certo. non troppo in bocca, ma un po' distantino. Allora, noi abbiamo sentito nelle tue biografie, ti faccio le domande un po' brevi. Tu prima eri terrorizzato, dici: guarda, chissà che domande mi fai, Sono ancora Pietro. terrorizzato per quelle che Ma no, stai faranno. tranquillo. No, noi abbiamo sentito nella tua biografia che hai partecipato a un progetto di beneficenza al terremoto del Nepal. Com'è stata questa esperienza? Beh, intanto è un progetto ancora aperto perché io sono stato convocato per cantare un pezzo della canzone ufficiale, che è una canzone per voi, ma stiamo preparando la compilation intera. È stata una bella esperienza perché, nonostante tutto il mondo stia passando un periodo Difficile. difficile, l'italiano si identifica sempre per la bontà, perché ognuno di noi ha messo a disposizione i propri mezzi, le proprie energie, il proprio tempo per sostenere un popolo che ha avuto dei disguidi peggiori del nostro, quindi è bello sapere di essere italiani, io sono molto fiero del nostro comportamento. Allora, la prossima domanda gliela facciamo. Alessia, gliela fai tu, gliela faccio io. Gliela faccio io. Gliela Vai tu, faccio vai. io, gliela faccio io, Vai. perché l'ho presa in trappola, non era preparata. Allora, No, immagino preparatissima. dopo di questo hai confermato la tua passione e a cominciare a fare inediti tuo. Sì. Diciamo che ho preso coraggio nel momento in cui sono entrato nei primi studi professionali e ho deciso di tirar fuori non soltanto questa che sentirete oggi, ma anche dei vecchi lavori che ho sempre tenuto nel cassetto. Ma adesso ti faccio una domanda fuori dal copione, trema, trema. Penso che saremo coetanei. Il cartone animato che ti piaceva di più degli anni 80 qual era? Che tu cantavi la sigletta, dimmela. Daitan 3. Dai, Anche perché era intanto. stata registrata a Milano, io sognavo Andare di a cantare a Milano e quindi Milano, sei un dai tanto sognatore come presto. me allora, dai. Anzi, io lo ero un sognatore, adesso piano piano vivo nel mondo reale, però è sempre un sogno. Allora, dove ti viene l'ispirazione per creare i tuoi progetti, i tuoi lavori? Mi viene in genere la notte quando non squilla il telefono, quando non ho da lavorare. Scommetto nel letto col buio. No, durante il sonno in realtà immagino qualche ritornello, qualche strofa, mi alzo, prendo coraggio e mi alzo, la suono al pianoforte in modo da non dimenticarla al mattino. Poi ci lavoro con calma, ci scrivo su dei testi e così nasco. Faccio fare la prossima domanda ad Alessia. Alessia, la prossima domanda. Non sei preparata. Non sei Io voglio sapere qualcosa su questo inedito che ci canterai stasera, che è Briciole. Briciole, perché penso che sia un difetto di tutti, mio compreso. Combattiamo spesso per avere qualcosa, anche un rapporto personale. Poi dopo una settimana ci si adagia e se prima facevamo anche dei chilometri per raggiungere la persona che desideravamo, poi dopo una settimana se piove non esco, se c'è il sole c'è caldo Viva e ci si l'amore. accontenta delle briciole, invece non dovrebbe essere così e i sentimenti vanno curati Vanno giorno per giorno. curati, è Sempre la vero. prima settimana dovrebbe essere. Devi stare attento a lei se è la prima settimana. Se già dalla prima settimana fa qualche colpo, te lo stai Lasciamo giocando a carte. perdere. Te lo stai giocando a carte. Allora, stai componendo altri temi, altri lavori, altre briciola o è... Sì, martedì iniziamo in studio un progetto più importante perché verranno coinvolti dei musicisti che hanno calcato palchi davvero importanti Importanti. e
ed è un progetto particolare a cui credo, perché a differenza di quello che succede spesso, non vorrei mettere in risalto tanto la voce dei cantanti, i testi, ma la capacità dei musicisti di creare veramente delle opere d'arte al quale poi il cantante... L'ultima la faccio io, che così ti correggo. Volevo sapere perché il tuo nome è Xander, perché prima l'inglese di Carmelo... Ma tu che ne sai, sei l'inglese di Carmelo, io prima ho studiato francese, capito? Obbligato, di forza, perché io volevo fare inglese, no, devi fare francese, hai capito? E tu pensa quando tu acquisisci una lingua che non ti piace, hai capito? Ma si sente il francese? Si sente, mi è rimasto quell'accento francese. Ho visto l'occhiataccia prima. Quell'accento francese mi è rimasto, devo dire la verità. Mi è rimasto l'accento. Ma Xander, un po' per gioco, allora, Alexander. Allora, possiamo dire, glielo dici tu? No. Sì. No. Possiamo dire dove ti possono trovare, come, quando? A giorni dovrebbe essere pronto un sito, sarà musicando.com. Non ci sarò soltanto io, così non va annoio, ma... Ci saranno tanti progetti a cui credo pure io, quindi colleghi, amici. Cantanti e musicisti. Ascoltami, Alessandro, perché ti chiami Alessandro Bezzi, io punto, no? Alessandro Bezzi, ti possono trovare su Facebook, ti possono scrivere? Assolutamente sì, potete contattarmi su Facebook, Alessandro Bezzi, allora. Se chiedete amicizia, accetto volentieri. Ecco. Mi raccomando, alle donne, questo è indirizzato alle donne. Ma i fan vanno benissimo, donne, uomini, giovani, ce ne vanno bene sempre. Va bene. Allora mi raccomando, andate su Facebook e cliccate Alessandro Bezzi, facilissimo. Adesso ci puoi accontentare, ci puoi... Ci provo. Devo provare a ricordare. Ormai mi legge negli occhi, ha capito che c'è sintonia fra di noi, non c'è bisogno più della parola. Voi a casa un attimo di silenzio vi fa capire che noi ci leggiamo negli occhi. Allora a te la parola, vai. Grazie. Cerco sorrisi e pianti, non ho più sentimenti importanti, ma non sono capace di amare. Di amare non so. Vattene, credevi fosse già impossibile, il nostro tempo è stato inutile, e più lontano. Basta, non sazia la mia voglia d'amore nel cuore, ed in fondo già riesco a godere la mia libertà. Vattene, non miro certo all'impossibile, ma tu hai creduto fosse facile col cuore freddo di un robot. Se per te ogni rapporto è così semplice, con me sbagliato le tue regole, come un aliante libero. Non mi accontento delle briciole, non mi accontento delle
se per te. Ogni rapporto è così semplice, con me sbagliato le tue regole, e la mia vita immigrerò. Credevi fossi un tipo facile e mi hai donato solo briciole. Vieni un secondo qua, sei stato bravissimo. Grazie. La briciola ci stava anche, bellissima sta canzone. È anche ora di mangiare. Una sbriciolata me la mangerei adesso. Allora, mi raccomando, andate a trovarlo su Facebook, Alessio Bezzi. Alessandro Bezzi. Alessandro, non mi esce questo nome perché ho cambiato pagina. Alessandro. Alessandro, qua è una confusione, capito, totale. Allora, niente, ti rivogliamo nuovamente, non mi fate dire di nuovamente, ti rivogliamo nuovamente, ci sarà occasione con Fabio Tormina, voi vi sentite, mi raccomando Fabio, riportacelo, e ti salutiamo e ti ringraziamo, ti faccio accompagnare con la nostra zanzarina. Ok, allora...